Due derby simili in termini di classifica nella nona giornata di Serie D. Le migliori abruzzesi sfidano, classifica alla mano, le peggiori. Al Gran Sasso d'Italia si incrociano l'Aquila e San Nicolò. La squadra di Luca Campanile non vince da 4 partite e in questo intervallo di tempo ha incamerato un solo pareggio, peraltro con l'allora capolista Campobasso. La classifica piange, ma dall'altra parte c'è una L'Aquila che, dopo la rimonta subita a Francavilla, anche lei non può fare ulteriormente passi falsi. Purtroppo però l'attualità riporta il rosso-blu alle vicende societarie. L'approvazione del bilancio slitta all'assemblea del 13 novembre. Un piccolo spiraglio si è riaperto con l'annuncio dei vecchi soci di impegnarsi per un progetto di risanamento del sodalizio. L'altro derby all'Aragona, dove si sfidano una delle squadre del momento, la Vastese, e i Nerostellati, ultimi della classe. Classifica alla mano non dovrebbe esserci partita, ma i Nerostellati, senza il tecnico Di Marzio, fermato per un turno, non possono essere agnello sacrificale. La Vastese cerca la quinta vittoria di fila, con la Vitto recupera De Feo in mediana, in dubbio Iodice, nel caso pronto Iarocci. Obbligo di vittoria per il Pineto, che nelle ultime giornate ha perso troppe occasioni. Possibile inserimento dal primo minuto dell'argentino Farias. Di contro ci sarà un Fabriano Cerreto, partito con 2 vittorie e poi arenatosi di fronte a 7 sconfitte di fila, e una crisi che ha portato all'esonero del tecnico Fenucci, avvicendato da Trillini. Big match al De Marzi con l'Avezzano, che cerca il poker di successi contro la rivelazione Castelfidardo. Ma l'affronteremo come tutte le partite, io credo, perché tutte le partite vanno affrontate nello stesso modo, con la cattiveria giusta e cercando di portare a casa il risultato, perché è l'unica cosa che conta alla fine e bisogna affrontare tutte le partite nella stessa maniera. Speriamo che lo stadio dei Marsi sia un fortino, speriamo di fare la maggior parte dei punti possibili in casa, perché devono avere paura quando vengono allo stadio dei Marsi, perché i nostri tifosi ci aiutano molto. Galvanizzato dalla rimonta sull'Aquila, il Francavilla cerca conferme a San Marino. Ma sicuramente una partita difficile, perché incontriamo una squadra creata e costruita per poter ambire alla vittoria finale, quindi siamo consapevoli di questo, però come abbiamo il massimo rispetto dell'avversario, siamo anche consapevoli dei nostri mezzi, quindi andremo lì senza un minimo di paura a cercare di fare la partita come abbiamo sempre o quasi sempre cercato di fare, naturalmente tenendo in considerazione il valore della squadra avversaria. Recuperiamo Banegas, anche se non partirà sicuramente dall'inizio, però sono contento perché è un giocatore importante per la nostra squadra, e tenerlo lì a disposizione è un'arma in più per noi.